qui la signorina Esther Fiorelli? A scale faccia, quarto piano. Grazie, da. Chi è? Abita qui la signorina Esther Fiorelli. Sì, perché? C'ho una lettera per lei. Ah, una lettera? Ma è urgente, perché la signorina Esterina a quest'ora dorme. Urgente no, importante. La potete lasciare a me. Mi dispiace, gliela devo consegnare personalmente perché è cosa delicata, non posso affidarla ad estranei. Io sono la zia. Ah, allora è diverso. Dite a vostra nipote che l'aspetto qua. Appena si sveglia, naturalmente. Ho capito. Trasita, comandante. Grazie. Va là in cucina. Prego, prego. Accomodatemi. Voi venite da fronte? Perché sono anziana. E beh, ma signor, là quando hanno bisogno di soldati non guardano l'età. Pigliatevi la sedia. Grazie. Siete in Vicenza? Vicenza Breu. Sono stato prima a casa e poi sono venuto subito qua a portare la lettera. Ma voi siete sicuri che non ci sta nessun equivoco? Perché noi a fronte non abbiamo nessuno? Proprio nessuno. Beate voi. Beh, nessuno di famiglia. Di parenti, perché poi si sa, tutti quelli che stanno al fronte stanno nel nostro cuore, il nostro pensiero li segue, stanno sempre con noi. Guardate, noi teniamo pure la carta geografica, vedete? E tutte le volte che arriva il bollettino io sposto la bandierina. Anzi, voi lo dovete sapere. Scusa, Castagno dove sta? Ah, Castagnevezza. Castagnevezza. Ma sì, adesso ve li dico io. Ecco qua, deve essere verso Gorizia. Gorizia sta qua, dunque, Castagnevizza, ecco. Sì, ma ho visto i bandierini a Daida Mise. Perché? Voi ci avete fatto arrivare già a 30. Ossia, madonna. No, io lo faccio apposta, sì. Sono io che sposto le bandierine sempre un poco più avanti, così, per buon augurio. Buono, buono. Scusate, io vorrei sapere, questa lettera chi la manda? Questa è cosa personale di vostra nipote. Figuratevi, mia nipote non tiene segreti per me. Io leggo tutte le sue lettere, pure quelle dei suoi ammiratori. Ne te ne assai, signor? Tanti ne tiene, mia nipote è un artista. Per esempio, ci sta un ufficiale che d'affronte tutti i giorni ci scrive una lettera. Un ufficiale? Un tenente, un giovane di buonissima famiglia, distintissimo. Tutti i giorni, e che lettere. E vi dirò che Esterino ci teneva pure il pensiero. E a me mi faceva piacere, perché era un buon partito. Ma poi, lui ha voluto andare a fronte. Già, avrebbe dovuto evitarlo. E si capisce, Belle frasi, lettere, parole, sì, tutte belle cose. Ma una ragazza deve pur vivere. E se no che mangio? Lettere e parole. Non si può sempre aspettare. Guardate me, io pure ero artista e facevo un certo successo. Come no? Facevo il duo con Ranieri. Non vi ricordate come? Non avete mai sentito quel duetto francese? Sto portando sto francese a piessa. Tipi tipi tappa da me. Non vi ricordate? No, io allora ero proprio ragazzo, no? Ragazzo, non esageriamo. Forse non frequentavate i teatri eleganti. Comunque con Ranieri ci dovevamo sposare. Poi, 3 giorni di polmonite, state bene. E allora non c'era la guerra. Figuriamoci se una ragazza può aspettare a un uomo che sta addirittura al fronte. Esterina ha bisogno di fare carriera. Fortunatamente la provvidenza l'ha mandato un uomo che pensa a tutto. L'adora, tiene una posizione. Pensate a scenario, vestiario, costumi. Ha comprato pure un bello pianoforte. Ve lo voglio far vedere poi dopo. Scusate, signora, il tenente... Tenente? Che c'è stato con tenente? Niente. L'abbiamo accompagnata una sera alla stazione quando è partita. E non sono mai stati soli. Sempre con me. Non l'avete lasciata sola nemmeno con quello del pianoforte. Va bene, che c'entro? Quello se la sposa. E scapolo? No, sarebbe ammogliato. Sarebbe? È ammogliato. Vabbè, ma la moglie è malata. Poi vivo a Milano. A Milano fa freddo, c'è l'umido. E voi sperate nella provvidenza, nata polmonite pure a quest'altro. Tutto si aggiusta. Tutto. Vedrete, pure la guerra finirà prima o poi. I soldati tornano tutti qua. Non tutti, signora. Signora Matilde! Signora Matilde! Mi potete chiamare un momento Esterina? Adesso no. Oh, ho capito. C'è ancora il commendatore. Oh, un militare. Buongiorno. Scusate, siete soldato semplice o ufficiale? Perché adesso non si capisce più. Soldato, signorina, soldato. Signora o signorina? Signorina. Ah, perché questo nemmeno si capisce più. Viene là al fronte, poveretto. Deve essere tremendo, poveri ragazzi. Beh, si è fatto tardi. In bocca al lupo, militare. Arrivederci.
E salutatemi il commendatore. Grazie, grazie. Quando chiacchiera quella? È un'amica di vostra nipote. Amica, si conoscono. Sapeste quando è invidiata, Serina. Fortuna che c'è chi le vuole bene, eh? Proprio così. Perché che avete da dire? Siete suo fratello, siete suo padre? No, signore, per grazia di Dio. Soltanto l'ordinanza del tenente Serpari. Ah, è così, è vero. È lui che vi manda. Ma io l'avevo capito. Perciò ho chiarito la situazione. Così ce lo dite, tenente. E finisce la corrispondenza. La corrispondenza è già finita. E non gli potrò dire niente. E perché? Perché è morto. Gesù. Povero figlio. Era così giovane. 24 anni. Ma come sta? Era uscita una pattuglia per tagliare i reticolati. Quando è tornata uno mancava. E lo sentivamo gridare, sentivamo che si lamentava. E allora il tenente si è buttato giù per raccoglierlo. Stava scavalcando il parapetto con il ferito in spalla quando è rotolato giù. È caduto fra le braccia. Non ha fatto in tempo a dirmi una parola. Aveva qualcuno? No. Né madre né padre. Perciò quando gli ho trovato la lettera addosso, ho pensato di portarla qua. Serina si dispiacerà molto. Chissà che impressione quando lo saprà. Permettete. Chi è? Sono Raffaele. Buongiorno, donna Madì. Buongiorno. Qua c'è il solito rifornimento. C'è tutto. C'è persino il parmigiano. No, niente, non ti impressionare. Capirete, quando si vede una persona in divisa è impressionante. È il fattorino del commendatore. Taglia approvvigionamenti. Ci aiuta, capito? Lo vedo, non fa mancare niente il commendatore. Ah. Questo, se ricordo bene, è vitello. Sì, è peresterino. Quella canta, ha bisogno di carne bianca tutti i giorni. E il vino, l'hai portato? Sì, una damigiana. E beh? E la c'è rimasta a basso, capirete? Va bene, scendo io con i piatti. Figlia, sì, va. Sì. Ho sentito, io devo scendere un momento. Voi la lettera la potete lasciare. No, mi dispiace. Beh, va bene, ho capito, va. Io vado e torno, va. Aspettate, va. Aspettate, che io me. Buona fortuna, caporale. Andiamo, andiamo. Prego, prego. Io torno prego. Presto, eh. No, 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 no. Prendere un caffè alla stazione. Povero caro, che finta che fai? Che bel pazienza. Siamo in guerra. Ciao, Lucetto. Un bacino. E poi buon viaggio. E prima di tornare, telegrafa. Vita mia, ai care. Oh. E voi chi siete? Agliano Vincenzi. E che volete? Sono venuto per parlare con voi. Siete la signorina Esther Fiorelli. Sì, sì, dite. No, ma... non è il caso, vedo che dovete fare colazione. E che vuol dire? Voi parlate e io mangio. Anzi, vi pigliate una tazza no, di caffè no, pure grazie. Voi, no? E zia Matilda dov'è? È uscita un momento. Voi volete dei biglietti per il teatro, vero? Io ve li posso dare senz'altro, ma non adesso. Dovete venire direttamente in teatro. Non domani, però. Debuttiamo venerdì. Ma io venerdì non sono più a Napoli. La mia licenza scade domani. Sedete, sedete. Ah, ma voi venite dal fronte? Sì. Sono l'attendente del tenente Serpari. Ah, è un peccato che non possiate venire venerdì. Sapete, è uno spettacolo patriottico. Questo è il momento. E poi al finale io faccio l'Italia. Ma come avete detto che si chiama? Serpari. Ah, Augusto Serpari. Precisamente. Prendete una tazza di caffè, no? Grazie. Questa è l'unica cosa che al fronte non manca. E Augusto come sta? Lui non viene in licenza? Peccato, mi sarebbe tanto piaciuto rivederlo. Magari poi non avrei potuto perché, sapete, adesso ho tante cose da fare. E poi, per la verità, ho un altro giro d'amicizie. Me l'ha detto vostra zia. Ah. Ma voi siete contenta di questo nuovo giro di amicizie? E chi è mai contento della vita che fa? Però ad un certo punto ha ragione la zia. Certe cose bisogna vederle da un punto di vista pratico. E che dovevo fare io? Le altre facevano fortuna, andavano avanti. Nome alto così su manifesti, pellicce, gioielli, toilette, piume, piume. Che sto peggio di loro, io? Io di questo poco mi intendo. Quello che so è che il signor tenente parlava sempre di voi. Ma dalle sue parole
vi avevo creduta differente. E forse pure lui. Ah, lui è un sentimentale. Per lui è tutto bello, tutto puro. Dovreste leggere le lettere che mi scrive. Certe prediche che non finiscono mai. Ma dite un po', dove lo trova lui il tempo? Non fate altro che scrivere al fronte. Si muore pure. Beh, ma insomma, voi che cosa volete? Mi portate un'altra lettera sua? Non vi allarmate, lettere da lui non ne riceverete più. E tutte quelle che avete ricevute fino ad oggi, stracciatele. Ve l'ha detto lui questo? No, ve lo dico io. Voi? E chi siete voi? Un soldato qualunque. È vero. Ma certe volte pure l'ultimo soldato può modificare un ordine. Erano lunghe le lettere, vero? Troppo lunghe. Ma che volete? Al fronte le ore d'attesa non passano mai. Si pensa a tante cose. Si crede fermamente che quelli che restano da questa parte vivono soltanto per noi, fermi, aspettando il nostro ritorno. Invece non è vero. È tutta fantasia. Stracciatele quelle lettere. Non erano dirette a voi. Le scriveva ad un'altra. Ah, ecco, questa è la ragione. Ha paura di compromettersi. Ma che è diventato, il comandante supremo? È diventato un altro anche lui. Un altro che non deve avere nulla in comune con voi. E tanto meglio allora. Vi dirò che me ne infischio di voi e del vostro tenente. Ditegli che non abbia paura per le sue lettere. Erano già distrutte prima che le scrivesse. Che pensi alla patria. Non dubitate, ci pensiamo. Tanti saluti. E buona fortuna a tutti e due. Cadè, ve ne andate? Sì. Avete consegnato la lettera Esteri? No. Sagli, Raffè, questo sei ingannato. Ehi, che maniera? Chiuda la porta. Sì. Chiuda la porta. Mi venite ad aspettare. Chi è? Permesso, buongiorno, mamma te. Ah, fatto, siete venuti per la prova. Sta venendo pure un maestro. Ah, bravo, bravo. Lo porto in cucina per ti piace. Sì, signor. Aspettate un momento, per piacere. Esterina? Esterina, se n'è andato il commendatore. Sì. Fuori sta il maestro per la prova e la sarta col costume per il finale. Ma che sta? Hai visto quel soldato? Sì. E ti ha detto? Lasciatemi in pace, per piacere. È permesso? Venite, venite, don Peppi. Ma che canzone avete deciso per il finale? Le campane di San Giusto. Signori, qui c'è il costume per l'ultimo quadro. Stai, vedeste che bellezza. Quando uscirete con questo costume sapete che applausi. Ma lo misuriamo, eh? Però, giusto oggi doveva venire quello, si capisce? Sono cose che fanno impressione. Povero figlio, però, eh? Morire così, così giovane a 24 anni. Che? Ma come? Il tenente Serpari. È morto? Non ve l'ha detto?